abbiamo fatta. Fai vedere il polso? Che orologio c'hai al polso? Ti so. Perfetto. Oh, ci siamo. È l'ultima volta che sei stato qua, perché in più di un'occasione al Mugello l'abbiamo fatto. Ah, no, sei... volte. Al Mugello due volte però l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta la volta che eri in Moto 3 ancora con Gresini. Al cioè, Mugello il primo anno l'abbiamo fatta. Sì, eri biondino. Sì, eri biondino. Sì. In Moto 3. E poi l'abbiamo fatta un'altra. Sì. Eri in Moto 2 o in Moto G? Non mi ricordo. Allora, poi l'abbiamo fatta a Misano. Misano l'abbiamo fatta anche. A Misano l'abbiamo fatta. Fai vedere il polso? Che orologio c'hai al polso? Ti so. Perfetto. Oh, ci siamo. Fai inquadrare che orologio c'hai al polso? Ti so. Ridillo. Ti so. Si può far questa tutto. È la terza volta che Enea è ospite della nostra GP One Car, quindi praticamente dopo gli consegneremo che dimostra un grande spirito di sopportazione. Vabbè, esatto. Comunque vabbè. Enea Bassianini, il ritorno. Dopo però che insomma parliamo un po' di tutto questo tempo che abbiamo perso, 5 gare. Cosa hai fatto in tutto questo tempo, Enea? In realtà poche cose, non è che ho fatto purtroppo più di tanto, perché era proprio l'inizio del campionato, non vedevo l'ora di iniziare, e invece sono stato fermato subito, quindi il tempo era cercare di rimettermi a posto il prima possibile, e fisioterapia. E poi dopo, appena mi sono sentito meglio, sono andato in palestra, sono riuscito, dai, e ho passato le giornate così senza stress, ecco. Ma questo tempo ti è volato oppure hai faticato a passare? Perché per i piloti il tempo è particolarmente importante. Sì, devo dire che è stato molto complicato, specialmente all'inizio, quando e ci sono state le gare che sapevo di non essere pronto, e vedere, diciamo, i piloti che corrono e sono in giro e io invece sempre a casa, quello mi ha fatto star male. Però diciamo l'ultimo mese l'ho vissuto diversamente, perché ho iniziato a intravedere miglioramenti, quindi stavo meglio, ho capito che da lì a breve sarei ritornato in sella, e allora diciamo che adesso, soprattutto nelle ultime 3 settimane, l'ho vista molto meglio, sono passate più veloci. Senti una cosa, adesso tu ovviamente rientri in pista, diciamo ci hai già riprovato, ma cosa farai? Un pilota quando cerca il miglior tempo come si prepara? Cioè tu sali sulla motocicletta e dici... Siamo lì in Q2, no? Esatto. Che hai quei due giri. Allora, il tempo sì, adesso è fondamentale essere veloci subito, perché comunque abbiamo solo FP1, anzi P1 e P2, adesso le chiamano così, sì, per entrare in Q2, e quindi bisogna essere molto reattivi, e ovviamente quando si entra in Q2 direttamente si è più rilassati, quando invece devi passare per le Q1 non sai mai cosa aspettarti, perché può succedere di tutto, può venire a piovere, sono tante le variabili, quindi andare diretto in Q2 è già una sorta di garanzia, ecco. Senti, faccio una citazione del tuo manager Carlo Perna. Oh, Madonna. Che il tempo non passa ma arriva. Osta. Questa è filosofica. Dai, fai una tua considerazione, è vero che il tempo passa o è vero che il tempo arriva? Perché per esempio io quando vado in motocicletta non vado verso le curve, mi vengono in faccia. Ma secondo me dipende come ti svegli la mattina, a volte passa, a volte arriva, quindi è importante come prendiamo le cose, quindi secondo me uno come Carletto, il mio manager, è proprio uno che il tempo arriva, lui le prende così. E il tempo meteorologico, perché qua aspetta, si parla abbiamo un gatto anche, qui. No, il gatto, per lì. Carità, non gli facciamo niente. E il tempo meteorologico, perché questo fine settimana, domani bello, sabato un po' più, cioè qual è il tuo rapporto con... Ma in realtà non ho guardato le previsioni, perché
sono troppo concentrato su altro, nel senso che non vedo l'ora di salire in sella, bagnato, asciutto, non mi importa. E quindi dai, vediamo, penso che sì, sull'asciutto potrò essere abbastanza competitivo, sul bagnato bisogna vedere, è un po' di tempo che ovviamente in entrambe le situazioni non corro. Senti, sei stato ovviamente particolarmente sfortunato perché hai fatto proprio pochi giri, no? Sì, sì, ovviamente queste cose in gara possono succedere ma non fanno piacere. Tu con Luca in qualche maniera ti sei spiegato, hai parlato, come l'avete gestita fra di voi? Ma in realtà come abbiamo gestito non abbiamo parlato tanto, ti dico la verità, non è stato sicuramente un incidente di gara che a mio avviso si poteva evitare, però cioè col senno di poi si fa sempre, è sempre più facile, no? Quindi nelle situazioni bisogna trovarsi e come ho detto c'è poco da dire, è così. Ma da casa le hai viste le gare o hai preferito, cioè com'è? Malincuore, però le ho sempre guardate come è giusto che sia, perché è importante, anzi da casa molte volte si vedono molto bene certe dinamiche e magari gli errori si vedono ancora meglio, quindi mi è servito come lezione, perché sicuramente guardare le prove così a mente fredda, se vogliamo dire, no? Lucidi, si vedono in una maniera differente, vedi molte più cose. Ma questo campionato è un campionato completamente diverso dai precedenti per il fatto della sprint race, per le prove che partono prima per la Q2. In realtà Pecco ha solo 94 punti, ma ce ne sono tantissime a disposizione. Tu come ti vedi all'interno di questo campionato? Cioè, diciamo, farai una serie di gare per cercare di recuperare, perché il mondiale chiaramente te l'hanno un po' compromesso, però non è del tutto per aria. Diciamo che adesso la mia priorità non è tanto il mondiale, ma bensì cercare di fare delle belle gare e riprendere fiducia, perché comunque adesso abbiamo 3 weekend di fila e in questi 3 weekend devo sicuramente cercare di instaurare prima di tutto un bel rapporto con il mio team. Ci dobbiamo ancora conoscere perché è ancora tutto nuovo per me e quindi da qui capirò come sarà un po' l'andazzo del mio campionato. E è anche da dire che sono sicuro che potrò essere, diciamo, veloce forse anche qua al Mugello, però pensare al campionato lo vedo ancora un po' troppo presto. Ma e che idea ti sei fatto di questo campionato guardandola così dall'esterno, i valori in campo? Adesso arriviamo qua che c'è appunto Pecco davanti a tutti, Bezzecchi ha solo un punto, sì. Le KTM che sono andate bene, però nessuno è mai riuscito a costruire la stagione perfetta, no? Fino qua. Ma sì, finora devo dire che ci sono state tante sorprese, perché comunque una KTM che è venuta fuori molto bene e soprattutto nelle gare sprint si rivela sempre efficace, sempre sì. Lì davanti con Binder, ma anche con Jack. E invece, diciamo, in Ducati sì, sicuramente quello che poteva fare un po' di più era Pecco, che magari non ha portato a casa quello che poteva raccogliere, perché poteva avere molti più punti e invece ha fatto un po' di errori. L'ultima gara sicuramente è stato anche sfortunato e diciamo, secondo me quello da battere finora è lui. Poi dopo abbiamo visto Mark. Mark è sempre Mark, è imprevedibile. Quindi io non do per scontato niente, penso che anche Mark potrà fare una bella stagione. Perché poi questa non è la sua pista, però abbiamo visto anche che quando lui c'è, moto o non moto, non sta dietro, insomma. No, in qualche modo quando lui è in forma ti rimane attaccato.
se è a posto o no non gli importa tantissimo. Noi nel frattempo ci siamo persi. Sì, infatti torno indietro. Con Matteo. Sì, sì. Sono gli asini. Siamo andati sempre dritto. Siamo sì, ieri con, spina con davanti. A cena, no, dietro. Con Carletto a cena ho fatto una constatazione che l'ho accolto sul vivo, no? Perché sì, ovviamente voi piloti avete un ingaggio e avete anche dei premi di gara. Sì. Tu ne hai persi 5. Io se fossi stato al tuo posto, insomma, sarei andato un po' da Luca, gli avrei detto. Ah, ti vuoi... adesso mi paghi te. Adesso la spesa me la vai a far te. Sono problemi moderati, lì 2,46, non è che insomma, esatto. Adesso stiamo scherzando, ma sì, sì, questo pensiero comunque, no? Ti ha in qualche maniera sfiorato o no? Perché secondo me a Carletto un po' l'ha sfiorato. Carletto pensa solo a due cose, uno sono i soldi. Da buon genovese ovviamente i soldi sono importanti. No, beh, sicuramente ho perso delle occasioni per guadagnare bene, però diciamo che io vedo ancora il mio sport come il mio divertimento oltre che il lavoro, però ovviamente è giusto essere retribuiti bene perché rischiamo tanto, le MotoGP sono sempre più pericolose perché vanno sempre più forte, siamo sempre tutti più veloci, quindi tutti più in bagarre, come abbiamo visto già a Portimao. E ma, sì, ma diciamo che non mi ha toccato, però potevo vincere qualcosa. Senti, ma dicelo chiaramente, questo campionato fatto così con la sprint race, anche se tu praticamente ne hai fatta mezza, sì, ti piace... o no? Perché la mia impressione è, diceva, i 10.000 metri in pista non sono tanto seguiti e allora ci mettiamo, che ne so, le barriere, la riviera, no, ma guarda, quelli sono i 3.000 siepi, oppure tu sei un ex tuffatore e di colpo ti mettono il trampolino, ecco, a 20 metri, una, non fa niente. Una camera è andata, crollata, vediamo Paolo, è crollata. Così, sì, va bene, mettiamo tre per questo. Sì. Cioè, ti mettono invece, no, guarda, quest'anno il trampolino è da 20 metri. Cioè. Sì. In realtà ancora non lo so se mi può piacere o no, perché non ne ho fatta neanche una. E quindi non posso ancora giudicare. Però, viste da fuori, sicuramente sono imprevedibili, no? Sono divertenti, sì, perché sono imprevedibili. Questo sì. Però credo che da dentro sia molto più difficile. E poi te lo dirò sabato pomeriggio. Ah, sei d'accordo? Sai, dicevi che comunque siete sempre tutti più veloci, siete sempre tutti più attaccati. Sì. Ma tu sei d'accordo con chi dice che con queste MotoGP attuali, quindi parliamo aerodinamica, abbassatori e tutti questi congegni, il pilota possa fare meno la differenza rispetto a una volta? Non che non la faccia, sì, però sì, che sì, ne fa meno. Ma secondo me è anche il livello di moto e di pilota, nel senso che adesso il livello è altissimo per tutti i piloti, si allenano tutti moltissimo e ci si può studiare tramite la telemetria, si può imparare. Una volta era più difficile perché comunque anche tra piloti si parlava molto meno e non ci si scambiava i dati, invece noi in Ducati vediamo tutto di tutti gli altri piloti Ducati, quindi è sicuramente un vantaggio per quando sei in difficoltà, certo, e uno svantaggio per quando invece sei quello che va forte, che gli altri ti sì, che gli altri ti copiano. E poi sì, il livello delle moto è molto simile perché comunque un team satellite ha bene o male la stessa moto che ho io, anzi il team Prama che è esattamente la mia moto, quindi sì, credo che anche questo non aiuti a far uscire il pilota, però è così, è così. Vabbè, i piloti, ovviamente tu hai visto le telemetrie di tutti, anche se momentaneamente per le gare di ognuno di loro ci puoi dire una particolarità che ti ha colpito di Zarco piuttosto che di Pecco, di Martin? La cosa bella è che ognuno dei piloti Ducati ha una propria caratteristica. E Zarco è molto bravo soprattutto in condizioni miste, riesce a fare qualcosa che tutti gli altri piloti non riescono. E fa
fatto sta che in Malesia a volte girava 2 secondi più forte anche durante i test quando c'erano queste condizioni, oppure diciamo Pecco è bravissimo in frenata, riesce a mettere la moto in un modo che ferma la moto in meno metri di tutti gli altri, e Martin ha veramente una percorrenza incredibile. E Bastianini? Bastianini dai, c'ha un bel ingresso, credo che sia bravo in inserimento. È bravo in inserimento. Ci siamo persi ancora? Eh sì, perché lì era sempre senso unico, no? Andiamo dritti di qua, dai. Dai, che tanto secondo me di là, secondo me qua, no, qua sinistra, qua sinistra. La qualifica è domani, ce la facciamo. Sì, per me, sì, no, sì, la qualifica è sabato. Tornare, esatto. Dai, comunque guido meglio possiamo di Arthur. Possiamo tornare sabato mattina. Dì la verità che guido meglio di Arthur, il tuo detto stampa, che non è capace. Arthur, devo dire che ieri ci ha fatto prendere un bel spaghetto. Però è stato bravo perché abbiamo preso il treno alla fine. Ah, sì, certo, in pieno però l'avete preso. Sì, l'abbiamo preso in pieno. Ho rischiato di perdere il mio accompagnatore. Beh, perfetto, cioè, no, andata bene. Pensavo che divenisse qualcosa. Senti, ma qua il Mugello com'è da italiano? È una domanda un po' scontata, però è sempre... Cioè, ritornare anche per te, che adesso sei fuori da un po', ritornare qua in questa pista, con questo pubblico, com'è? Bello. È bello perché intanto ritorno e poi tornare qui senza neanche prendere l'aereo, venire qua in macchina è, diciamo, nel uno dei due Gran Premi di casa, credo che sia incredibile, ed è ancora più bello quando riesci poi ad andare forte, quindi certo. Speriamo di dare soddisfazione anche ai tifosi cercando di stare davanti. Senti, durante questo forzato periodo di riposo di Ducati, chi è che ti ha chiamato di più? Gigi, Claudio, Davide, Paolo? Nessuno? Devo dire nessuno, che sono, non mi ha chiamato nessuno. No, devo dire che mi hanno chiamato tutti moltissimo. Gigi, Claudio e Davide e Paolo mi mandava i messaggi, quindi ci siamo sempre bene o male sentiti. E io ho sempre riportato dai i miei feedback, anche se purtroppo inizialmente abbastanza negativi, anche se io sono sempre uno che rimane positivo. Li chiamavo inizialmente, dicevo guarda, purtroppo andiamo, anche sta gara devo dare forfè, e non era facile perché comunque è appena iniziato il nostro rapporto, no? Quindi certo, si deve instaurare ancora tutto, e partire in salita complica un po' le cose, però l'importante è che adesso tu sei uno scalatore, no? Stai in salita. Il russo, stai bene? Sì, stai bene, vai. Sì, fa piacere. È carino. Va bene, qui ormai praticamente siamo arrivati alle porte, abbiamo trovato la strada innanzitutto, sì, tanto tornare, abbiamo trovato la strada, cavolo, esatto. Non era mai, non era mai scontato. Dovremmo riuscire a fare anche le P1 di domani. Sì. Beh, adesso insomma, adesso c'erano ancora 300-400 metri, può succedere di tutto. Sì, sì. Tipo questi qua potremmo investirli. Ma diciamo che anche loro se ne stanno cercando. Sì, anche loro se ne stanno cercando. Senti, ti ricordi qualcosa delle vecchie GP1 car che hai fatto? Ma mi ricordo che la prima volta non sapevo cosa dire perché ero troppo emozionato. Ma pensavo che il cervello avesse questo cancellato voleva dire no. La prima volta, capito? Ovviamente non era un personaggio, era intimorito, da noi, presenza. Certo. Invece certo, adesso dice così. Sì, sì, sì. Vabbè, però mi avevate portato bene perché mi ero ritrovato primo per la prima volta. E non mi ricordo in che giro, sì. Ed è stato poi dopo siamo dato delle cioè, vabbè, quello è stata colpa tua, no? Soprattutto Scalera ti aveva spiegato. Ricordati sempre una cosa: quando ti stendi è colpa tua, se vai bene è merito nostro. Ok. Questo è la prima cosa. Sono rimasto stupito perché l'anno scorso venuto qua a girare al Mugello. Sì. E prima della fine del muletto la V4S. Sì, sì, fallo, fagli vedere il pass perché sennò non ti riconoscono. Prima della fine del muretto la moto è già a 300 e Michele Pirro mi ha detto sì, ma tu fai fallire la Brembo perché non freni i rallenti. Io ho risposto non me pagano. Lui mi dice
Ma tu devi tenere aperto fino lì. Senti, allo scollino, io ho ripetuto. Fai una roba paga. Allora, volevo fallo piangere adesso. Dai. Avete girato qua al Mugello? Sì. Quanto girate voi pure le notti di MotoGP? No, qua al Mugello con la moto di Paolo. Vabbè, quanto girate? Così, non farmi il tuo tempo, un tempo generale. Non me... Quanto girate, via, più o meno? Ma dai. Così piange per tutta la sera, dai. Qui al Mugello, dai, il 51 si gira. Tranquillo, di passo, di passo. Vuoi dire che ma di passo, sì, secondo me si può fare in condizioni buone. Prendiamo questi 30 secondi, dai, ma che vuoi che sia. Ma Paolo, che tu fai 2,51 col Mugello, me l'hai detto? Sì, sì, sì. 2,51, sì. No? Dicevi tu. 25,1. qualche secondo in meno. Ma, sì, secondo ma sai in che il tempo è relativo, no? Poi dicono, quindi... Infatti, il tempo è relativo. Esatto. Grazie, Dea. Grazie a voi. Ciao ciao.